Davide Cassani ancora spicca per la sua grande disponibilità, non ha potuto mancare all'invito di Mir, immagino, no? Sì. E poi è pur ciclismo anche questo, anzi una versione diversa che tu forse già conoscevi? Sì, conoscevo perché avevo sentito anche dei risultati straordinari che avevano fatto questi atleti alle Olimpiadi di Atlanta. È ciclismo, questo è così, fa piacere venire a queste manifestazioni perché vedi la passione che gli sportivi mettono in questa bellissima specialità che è il ciclismo. Sì, questo si diceva poco fa, è gesto umanitario, è sport, è senso del sacrificio, come del resto il ciclismo richiama spesso, no? Ma certo, fa molto piacere vedere queste guide, questi appassionati di ciclismo che si mettono a disposizione per aiutare della gente che ama questo sport e purtroppo per un handicap che hanno non avrebbero avuto la possibilità di partecipare, quindi sono cose bellissime che uniscono e penso che il ciclismo e lo sport sia proprio anche questo un tramite per avvicinarci un po' tutti. Qui ci sono i ritmi del collega, nel senso di proprio della mano microfonica. Senti Davide, qual è il tuo stato d'animo del momento, circa la vigilia, il periodo che ci porta ad avvicinarci sempre più al Tour de France? Marco, parliamo di Marco, che è attesissimo ancor più che al Giro d'Italia adesso. Sì, è un'attesa un po' per tutti, anche per lui. Sono allenato ieri con lui, sono partito, ho fatto 30 km insieme a lui e l'ho visto già molto di più motivato. Dopo la caduta era veramente molto demoralizzato perché cominciava a stare bene, sentiva dentro di sé la forza, la consapevolezza di fare un grande Giro d'Italia. Purtroppo questa caduta nella discesa del Chiunzi gli ha tolto questa opportunità. E quindi così adesso parteciperà al Giro della Svizzera, naturalmente in preparazione al Giro di Francia. Mi auguro che possa bastare questi 10 giorni di corsa per presentarsi al Giro di Francia in buone condizioni. È stato fermo 10 giorni, ha perso molto, ma penso che possa avere al tempo e le capacità per poter tornare il Marco Pantani che potevamo vedere al Giro d'Italia. Tutti si chiedono che non diventi troppo esasperante l'attesa perché si sta diluendo troppo, diciamo, vuoi anche per l'incidente. L'accusa l'attesa da Marco? Un po' sì perché sono più di un anno che aspetta questo momento che era poi il Giro d'Italia e questo momento ha dovuto ritardare, cioè lui gli manca proprio il riscontro di una grande corsa tappa che poteva essere il Giro d'Italia. Sicuramente la vittoria di Gotti, di un italiano, ha un po' spostato tutto l'interesse di Marco anche su altri personaggi. Che forse è un vantaggio. Può essere anche giusto. È un vantaggio perché il Giro d'Italia sembrava essere Pantani dipendente, non è giusto, specialmente per un corridore che era un anno lontano dalle corse, quindi questa grande attesa si è spostata e farà sicuramente bene a Marco. Poi sai, il Giro di Francia è una corsa dove ci sono tutti, proprio non manca nessuno e sono curioso di così. Si è spostata anche la mira di Marco verso altri corridori, per esempio Gotti. Sì, forse da marcare di più. Ma da marcare, io penso che Pantani al Giro di Francia non dovrà marcare nessuno, ma soprattutto cercare nei primi 9 giorni, che non sono difficili, che sono pianeggianti, di trovare quel ritmo e quella concentrazione che gli potranno permettere di vincere una tappa al Giro di Francia, perché non so fino a che punto quest'anno possa essere in grado di vincere il Giro di Francia, non mancano i riscontri, manca l'adattabilità alle 3 settimane di corsa, però potrebbe essere, è in grado secondo me di vincere una grande tappa alpina o pirenaica e sarebbe già un grosso risultato. Quello che si dice di fare l'impresa, insomma. Sì, come è stato nel 95, quando dopo quell'incidente a maggio saltò il Giro d'Italia e vinse l'Alpe d'Huez e un'altra tappa nei Pirenei, quindi se facesse così sarebbe ottimo. Adesso andiamo a vedere invece i nostri eroi di giornata, questi non vedenti, li seguiamo fino in fondo. Grazie Davide. Ercole Baldini alla mia sinistra. Allora Ercole, cosa dire di questa disciplina? Ma io credo che sia una cosa eccezionale, bisogna ammirare questi ragazzi che hanno lo spirito di fare queste competizioni, ammirare naturalmente anche chi li guida perché senza una guida non potrebbero andare, quindi io credo che sia uno sport molto molto da seguire. Mi pare che in questa disciplina ci sia tutto, proprio il senso umanitario, ci sia la disciplina sportiva, ci sia lo spirito di sacrificio, ma soprattutto la tendenza a far bene, a fraternizzare veramente. Cos'è ancora un miracolo del ciclismo anche questo? Beh, il ciclismo si sa fare anche questi miracoli, quindi
potremmo veramente chiamarlo ancora un miracolo, sì. Oggi è un contesto diverso dal tuo consueto, tu sei abituato a vedere il ciclismo ufficiale, vedere questi ragazzi e soprattutto vederli in questo ambiente, in questo terreno romagnolo, il nostro entroterra, ti fa sentire sentimenti nostalgici. Beh sì, è tutta un'altra cosa, però è sempre il ciclismo pedalato e quindi direi che siamo sempre nella stessa famiglia. Sempre ciclismo pedalato. Allora, io approfitto sempre di te per dei pronostici. Siamo ormai alla vigilia del Tour de France. Cosa ci vedi tu da parte italiana? Ma credo che i nostri giovani faranno, e anche i nostri vecchi naturalmente, credo che faranno un buon tour. Speriamo molto in Pantani, logicamente, e anche Gotti, che se non si è affaticato troppo, credo che abbia nelle gambe le qualità per fare un grande tour. Bene, adesso andiamo a vedere questi ragazzi, questi gruppi misti anche in alcuni casi, vero? Sì, sì. Uomo e donna, ma soprattutto siamo in procinto di partire, Mirko, non solo con gli atleti, ma anche con la manifestazione in sé che comporta, mi pare, abbia comportato un impegno grosso da parte tua, è vero? Un grosso sforzo organizzativo e anche un impegno economico non indifferente. Di questo ringrazierò gli sponsor, i patrocinatori e i collaboratori vari magari lungo il corso della manifestazione. Senti una cosa, come mai non partecipi? All'ultimo momento hai deciso di non esserci, perché? In effetti avrei avuto più piacere partecipare perché mi sarei rilassato meglio, avrei delegato ad altri, diciamo così, tutto il seguire organizzativo. Sì, certo, purtroppo sono inconvenienti che succedono. Tre giorni fa mi è, come dire, saltata la guida del tandem. C'è questo di inconveniente in questo tipo di di gara? Sì, cioè, se non c'è la guida bisogna essere in due ad andare d'accordo, insomma. Certamente, no? La guida che chi guida il tandem è il non vedente. E tra l'altro abbiamo avuto all'ultimo momento anche quattro rinunce di atleti per motivazioni varie, per cui invece di 25 siamo 21, ma comunque sì, è sempre una manifestazione a carattere nazionale e ha il suo svolgimento regolare e ufficiale. Avevamo il dovere di darvi un contributo umano, perché forse siete meno fortunati per quanto riguarda la vista, ma siete più fortunati per la vostra sensibilità che avete anche nei nostri confronti. Io vi ringrazio e spero di rivedervi presto in mezzo a noi. Galli Giancarlo e Perani Domenico, tanto leggo l'ordine d'arrivo. Secondi arrivati Valente Valentino e Casarotto Massimo, terzi arrivati Gusmeroli Giulio e Maffioletti Sandro.